Il comizio conclusivo qui davanti all'ospedale Agnelli di Pinerolo della grande manifestazione di tutti i 47 i sindaci e i comuni del Pinerolese per difendere la sanità pubblica e per mandare un messaggio forte e chiaro all'assessorato alla sanità Saita e al nuovo direttore generale dell'ASL Totre Flavio Boraso, ovvero che il Pinerolese ha bisogno della sanità pubblica, il Pinerolese non può più rinunciare. L'hanno detto i sindaci, il Pinerolese ha già dato troppo negli anni passati e adesso deve per forza ricevere qualcosa in cambio. Basta promesse, ora si vogliono i fatti. Questo hanno detto i sindaci tutti assieme. Abbiamo visto un corteo molto partecipato, forse circa 3.000 persone sono scese in piazza oggi per le vie di Pinerolo. Forse più valli che Pinerolo quest'oggi, le voci le abbiamo raccolte e ve le facciamo sentire. La cosa bella che c'è oggi, che voi potete comprendere, è che ci sono i sindaci con la gente. Qui non c'entra nulla la politica, c'è un'esigenza di rivendicazione della giusta sanità che fino ad oggi non ci è stata riconosciuta, e quello è quello che chiediamo. Noi abbiamo un territorio molto ampio, 140.000 persone, i nostri cittadini non possono scegliere dove andarsi a curare, hanno l'obbligo di andare a curarsi all'ospedale di Pinerolo. Con il mese di novembre c'è l'intervento sulla territoriale, la DGR territoriale deve essere una nuova organizzazione dei servizi territoriali che devono comprendere anche le postacuzie. L'impegno dei sindaci, di tutti i sindaci oggi qua presenti, è quello che talloneremo settimanalmente, mensilmente l'assessorato perché le risposte vengano in tempi brevi e non che le promesse poi svaniscano. Io speravo più che altro di essere accreditati come comitato, di essere ricevuti da Saitta, che è più di un anno che gli sto dietro ma non mi ha ancora dato udienza. Però in questi ultimi giorni su Facebook abbiamo avuto uno scambio di opinioni riguardo l'ospedale di Pomaretto che mi ha alquanto soddisfatto, in quanto Saitta, sia Saitta che Boraso hanno garantito nero su bianco che il presidio di Torre Pellice e di Pomaretto non verranno toccati, testuali parole, saranno salvaguardati. Io ho fiducia in questo. Le chiese valdesi sono presenti da sempre su questo tema così cruciale per la sicurezza della salute in questo territorio. Siamo presenti da sempre, prima con le nostre istituzioni con un intervento diretto, poi quando abbiamo dovuto ritirarci dall'impegno diretto, però abbiamo sempre sostenuto la necessità che anche in territori di montagna, in particolare in territori così difficili, la sanità doveva continuare ad essere vicina alle persone che la necessitano.